Lui usciva sul palcoscenico per cantare quel personaggio, non per cantare se stesso. E questo era qualcosa che non solo nel canto, anche nello sguardo, anche nel movimento, non so, l'entrata da lui nel Werther, per esempio, era un'entrata, non bisognava che cantasse, era Werther. E questo era qualcosa che succedeva anche in ballo, anche nella Tosca, anche nella Manon, non lo so, era una... Ogni volta un personaggio diverso. Era il personaggio che aveva scritto il musico che aveva fatto l'opera, non era Giuseppe Di Stefano, anche se tutti lo vedevano così. Lui era Werther e lui era Mario Cavaradossi. Non era il tenore degli acuti per fare l'applauso lungo. Non è che andasse verso là, verso avanti, per dimostrare, guardate come canto. No, no, era un cantante che era un artista. E cantanti se ne sono tanti.